Ciao a tutti amici scrittori e amici lettori e bentornati in un nuovo video. Io sono Giulia e questo è il mio canale. Vi do come sempre il benvenuti se è la prima volta che avete modo di vedere un mio video, il bentornati se invece ci siamo già conosciuti in qualche mio video precedente. Oggi parte un nuovo weekly vlog, non riesco a parlare italiano, in realtà non riesco a parlare inglese, un nuovo weekly vlog dedicato come sempre alla scrittura e a tutte le miliardi di cose che voglio fare. Scusatemi ma sto sanguinando, ma che è successo? Allora, scusatemi il sanguinamento e le condizioni pietose, perché in realtà sono le 9 del mattino, mi sono svegliata da circa un'oretta perché dopo una settimana di lavoro in piedi, io non sono abituata, sapete, ho sempre fatto un lavoro comunque sedentario, dopo soprattutto il weekend in cui sono stata in piedi 14 ore, diciamo che il mio fisico ha cominciato a risentirne e quindi sono un po' debilitata questa mattina. Però tutto bene, mi riprenderò, oggi attacco alle 2 e quindi ho tutta la mattinata come al solito libera per fare tutto quello che più mi piace. In questo momento, come potete vedere dallo sfondo, sono nello studio di Mattia, in realtà perché è l'unica stanza della casa, a parte ovviamente l'ingresso, che esce in giardino. E siccome questa mattina ho deciso, mi siedo un attimo perché sono veramente stanca, ho deciso... mi stavo facendo prendere dal panico, perché? Perché vabbè, a parte i miei soliti pensieri stupidi su cose di nessuna importanza, mi sono resa conto che ultimamente sto facendo tutto di corsa, nel senso che nella mia vita è tutta una corsa a organizzarmi, una corsa a scrivere, una corsa a postare su Wattpad, una corsa a fare video, una corsa a programmare TikTok, una corsa a dire oddio devo rifare Instagram, è tutta una corsa e questo mi sta stressando. Io non voglio essere stressata, è una cosa che voglio fare con i giusti tempi e con la giusta calma, soprattutto adesso che ne ho il tempo. Probabilmente sono sempre stata abituata che dovevo correre perché avevo poco tempo a disposizione per me e quindi questa cosa mi è rimasta, ma in realtà adesso questa necessità di correre non c'è più, posso fare le cose con la giusta calma. Quindi mi sono preparata la colazione, tè, sì, caffè ovviamente, fette, no, stamattina raga sono ritardata, ricominciamo, caffè della Moka doppio e gallette di riso con marmellata light alle fragole e la mia lettura attuale che è Il meglio di me di Nicholas Sparks. Mi voglio mettere sul patio a leggere un po' in santa pace perché voglio fare una slow morning, perché anche questa mattina mentre facevo la doccia ero tutta devo correre, devo sbrigarmi a farmi la doccia perché poi dopo devo fare colazione, devo mettermi subito a leggere tutto tranne l'ordinario, a editare lo scorso writing blog, a pubblicare TikTok eccetera eccetera. Non si può vivere così, bisogna darsi il giusto tempo anche per se stessi e quindi questa mattina ho deciso che sarà una slow morning. Il tempo ce l'ho per fare le cose, non devo fare tutto subito, ma posso fare le cose pian piano, anche perché si dice no, la gatta presciolosa fece i figli ciechi, e quindi devo un attimo rilassarmi. Le cose le faccio con la dovuta calma, farò tutto. Quindi questa mattina venite con me in questa slow morning in cui cerco di calmarmi, di riappropriarmi dei miei spazi, di prendermi cura di me stessa. Scusate, oddio, cos'è questo cambio di luce? Dopo andrò anche ad asciugare i capelli, che di solito lascio ad asciugare così al vento, invece dopo vado ad asciugarli se non fa troppo caldo, perché sennò li lascio ad asciugare così al vento, tanto vengono comunque mossi abbastanza decenti. E ora vado a fare colazione. Allora, dopo aver letto un paio di capitoli di Il meglio di me, che è qui, guardate che bello il mio sfondo, adoro, e ancora non essermi asciugata i capelli, come potete vedere dallo stato, sono nella mia camera e sto correggendo un capitolo di Tutto tranne l'ordinario e sono proprio cattiva comunque, cioè succedono certe cose, soprattutto alla fine del romanzo, che io dico, sono cattiva, come avete fatto a non odiarmi? Probabilmente mi avete odiato, probabilmente sì. Credo proprio di sì. Comunque ho finito adesso di revisionare il capitolo, penso che sia il 59 forse, non lo so perché ormai sono tutta sballata con i capitoli rispetto a quelli che ho scritto
sul file, perché prima avevo diviso tutto Anything But Ordinary, che è l'originale fanfiction, in tutto tranne l'ordinario e tutto tranne lei, e invece adesso è tutto tranne l'ordinario insieme, quindi non so più a che capitolo sto. Nel frattempo sto aspettando che si ricarichi internet per postarvi il capitolo revisionato su Wattpad, e vi ricordo come sempre, se questo è uno dei primi video miei che vedete, che qui sotto nel box informazioni trovate tutti i link per venire a seguirmi sui vari social. Quindi adesso vado a postarlo e poi penso che vado a lavare i piatti o a fare il letto, insomma a fare qualche faccenda di casa, e vi tengo aggiornati come al solito. E rieccomi, un po' più decente perché sono truccata, i capelli alla fine non li ho asciugati, il risultato è un po' penoso, però vabbè, se li teniamo così. Ho già pranzato perché in realtà è l'una e fra 20 minuti devo praticamente uscire per andare al lavoro, che oggi attacca alle 2, però sono vestita, truccata e ho già mangiato. E ho mangiato pasta con le melanzane, che non era per niente male, stranamente, anche se io non sono una grande amante delle melanzane. Comunque, adesso sono un attimo di nuovo alla mia scrivania con il mio caffè nella tazza di Wonder Woman e volevo approfittare di questi 20 minuti che mi sono rimasti giusto per cercare di finire il capitolo di Tutto tranne l'ordinario e poi andare al lavoro. Quindi credo che per oggi è tutto. Domani è una giornata bella impegnata perché sono in realtà di riposo, però approfitterò proprio perché sono di riposo per fare un po' di cose. Prima fra tutte porto la macchina a girare le ruote, che avrei dovuto farlo 4.000 km fa, e a far controllare la lucetta davanti, che la macchina mi ha segnato un'anomalia e infatti non si accende, le luci di posizione, però non proprio i fari. E poi vado con mia mamma da Maximo, un centro commerciale qui a Roma, perché devo vedermi un altro paio di scarpe da ginnastica da Decathlon e ricomprare la matita per le sopracciglia da Primark. E poi il pomeriggio torno a casa, mangio, e il pomeriggio vado a casa di una mia amica per vedere un pochino la situazione social che ho abbandonato in questo momento, capire come mi voglio organizzare e farmi dare una mano da lei, che è una social media marketer. Quindi bella impegnata come giornata, però sono contenta, sono soddisfatta. Ora vado, così cerco di finire questo capitolo e noi ci vediamo sicuramente domani. Buongiorno, oggi è martedì 23 agosto e io sono di riposo, quindi oggi non lavoro, però ho un sacco di giri da fare, come vi annunciavo qualche clip fa. Quindi sono le 8:34 e sono già seduta a fare colazione, anche già vestita con questo vestito romanticissimo che io adoro. Non preoccupatevi, sotto ho dei pantaloncini. Non sembrava, sembrava cavolo mutande, ma ho i pantaloncini. E dopo, casomai, ve lo faccio vedere meglio. Questo vestito è bellissimo, l'ho preso da Globo, me ne sono innamorata subito, è romanticissimo e quindi è stato dovuto prenderlo. Scusate ancora la faccia da sonno, ma in realtà mi sono svegliata da pochissimo. Mi sono preparata già il caffè, questa volta oggi caffè classico perché non ho tempo per bermi il caffè lungo, e la mia colazione, che consiste in pane e avocado. Ho in realtà già anche il mio PC acceso, ma come vedete sono in cucina per fare le cose un pochino più di fretta, perché una volta che ho finito di fare colazione e mi sono aggiustata, devo uscire subito, che vado a portare la macchina a girare le gomme, poi a far aggiustare un fanalino davanti, e poi vado con mamma da Massimo al centro commerciale perché dobbiamo vedere alcune cose. Quindi venite anche oggi con me. Nel frattempo io ne approfitto e mentre faccio colazione, continuo a correggere un altro capitolo di Tutto tranne l'ordinario. Lo state leggendo o rileggendo su Wattpad? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ok, sono le 4, io sono appena tornata a casa, anche se tra poco riuscirò perché devo andare a casa di un'amica per studiare un pochino la questione social, perché vi dicevo lei è una social media marketer. Sono andata lì da Maximo, ho comprato tutto quello che mi serviva e sono stata brava perché non ho comprato cose superflue, come ad esempio il paio di jeans che avevo visto ma che in realtà non mi servivano, perché mi servivano più che altro le scarpe e la matita per le sopracciglia, che è questa qui che indosso, con la quale mi trovo super bene, che vendono da Primark, che è questa qui, la 3 in 1 in 3 3 in 1 brow PS, e
ed è, la trovate da Primark 3,50 euro, e io mi trovo benissimo perché da una parte ha la matita, dall'altra ha il gel colorato e al centro ha tipo una specie di polverina fissante, e mi trovo veramente benissimo. Siccome la vendono solo lì da Primark, e sono andata a prendermela lì, quindi sono andata in realtà appositamente per queste, per comprarmi le scarpe che ora vi faccio vedere. Queste intanto sono nel bagno giù, dove c'è la vasca, e adesso ripongo nel cassetto, perché ho un cassetto dei trucchi, aspettate, la matita al suo posto qui dentro. Questo l'ho preso invece da Miniso, che poi quando ho preso questo, la volta dopo è arrivato quello con paperino e rosicato, perché l'avrei preferito, però va bene. Qui ho sistemato in questo cassetto i miei trucchi, quelli che uso tutti i giorni, e qui ci sono io, ciao. E questo è il vestitino che vi dicevo prima, la maglietta vestito, perché in realtà sotto ho un pantalone, e lo adoro, troppo romantico. E Lupin è appena andato al bagno, quindi ci spostiamo. E mentre vedete uno scorcio di casa, questa è la cucina, e ho comprato queste scarpe qui da Decathlon per andare al lavoro, perché le paghi poco e sono iper mega comode. Le avevo comprate uguali grigie, e quindi ho deciso di prenderle poi anche nere per abbinarle meglio agli outfit. Quindi vado adesso a riporre queste nella lavanderia dove c'è la scarpiera, e poi metto a posto queste robine qui e vado. Sì, vedete una busta della Feltrinelli, che all'occhio lungo l'ha notata, ma in realtà non ho comprato niente per me, ma ho comunque la busta perché ho in realtà regalato un libro a mia mamma, perché da quando ha letto Nessun Domani, il mio primo romanzo pubblicato, che trovate il link per acquistarlo qui sotto nel box informazioni, lei ha deciso di voler riprendere a leggere libri, cosa che non aveva mai fatto, il che mi ha reso molto fiera, perché con il mio libro sono riuscita a far appassionare mia mamma alla lettura. E quindi le ho regalato un libro di questi che vanno tanto adesso su TikTok, ovvero Per un'ultima volta, ancora una volta, boh, vabbè, quello, insomma, il fenomeno di TikTok, con lei che gli muore il fidanzato, e poi quando lo chiama al telefono per sentire la voce alla segreteria, in realtà lui gli risponde. Siccome era molto sul suo stile, ho deciso di regalarglielo. E poi ho comprato un libro a una delle mie più care amiche, perché è stato il compleanno l'11 agosto, o il 10 agosto, no, mi sembra l'11 agosto, non le avevo fatto nessun regalo, quindi l'ho preso un libro, perché lei, anche come noi, è appassionatissima di romanzi. Avrei voluto prenderle un libro di Isabel Allende, però non ce l'aveva tutti, mi hanno detto, e quindi niente, io ho preso Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons, che è uno dei miei romanzi preferiti. Ora la smetto di inquadrare la mia mano e ci vediamo dopo. Buongiorno, oggi è mercoledì, credo 23 agosto, sono le 8 del mattino e io sono già sveglia. Questa mattina mi ero imposta come sfida personale di riuscire a svegliarmi alle 7:40 invece che alle 8, e ci sono riuscita. Poi mi sono alzata sempre alle 8:10, più che altro perché poi anche se erano le 7:40, in realtà mi sono svegliata un po' prima, tipo alle 7:30. Poi è arrivato Lupin, ha cominciato a mozzicarmi perché non gradiva la pappa che gli avevamo dato, ma invece adesso si è rassegnato, perché infatti, come vedete, sta qui a mangiare, vero Lupi? Ti sei fermato adesso, ti sei emozionato? Ecco. E quindi era venuto su a mozzicarmi per protestare, perché non gli piaceva quello che gli avevamo dato. Quindi mi sono svegliata alle 7:30, in realtà poi quando sono andata alla sveglia è tornato Mattia a letto e si è messo un pochino a letto con me, quindi in realtà mi sono svegliata alle 8:10, però comunque già è un traguardo non svegliarmi a forza alle 8. Sono giù in cucina, come potete notare dal background, e sto già facendo il caffè, che è sulla moca, cioè che è sul fuoco, la moca è sul fuoco, e ho ancora un po' la voce addormentata perché ovviamente mi sono svegliata da poco, e ovviamente sono ancora in pigiama, ma ci resterò ancora per un po', fino a che non programmerò le cose da fare oggi. Infatti
Adesso ci spostiamo su, perché oggi lavoro il pomeriggio, quindi lavoro dalle 3 alle 8 e poi questa sera vado a casa di amici a cena e a giocare un po' a giochi da tavolo. Sono contenta di questa mia nuova vita perché riesco a fare molte più cose e voglio fare molte più cose. Non tornerei indietro per nulla al mondo. Quindi adesso vado su perché devo organizzare un po' di cose per questa mattinata per essere quanto più produttiva possibile. Voglio un attimo riprendere il profilo Instagram in mano, quindi fare un po' di storie in evidenza, pulire un po' il feed e quindi organizzarmi in quel senso, ma devo anche prendermi un po' cura di me perché voglio farmi la manicure, pedicure, voglio farmi una maschera per il viso e voglio anche sistemare un pochino casa, quindi vedere quali sono le cose da fare e farmi una to-do list di tutto quello che devo fare. Quindi adesso aspetto che il caffè esca e poi andiamo su a organizzarci. Ok, avevo detto che sarei tornata su e mi sarei messa in camera ad organizzare, ma in realtà mi sono ricordata che voglio prendere le cose con più calma. Non mi corre più nessuno dietro, non ho più un'ora in cui devo riuscire ad incastrare tutto perché poi devo andare al lavoro. E poi torno a pranzo e devo mangiare un'altra ora soltanto in cui dover incastrare tutto. Devo abituarmi a questi nuovi ritmi in cui ho il tempo per fare le cose e posso prendermela con più calma ed è una cosa meravigliosa sulla quale sto lavorando però perché ecco la prima cosa che a me viene da fare appena mi sveglio è subito andare al computer e cominciare a scrivere, ma in realtà se non comincio a scrivere alle 8 ma comincio a scrivere alle 9 è uguale e posso dedicare un po' di tempo a me stessa in quell'ora ed è quello che ho deciso di fare anche questa mattina, ovvero mi sono messa sul mio portico dove ho questo, non ve lo inquadro tutto perché ho gli stendini pieni che dopo dovrò in realtà andare a svuotare, però sto qui sul mio portico, adesso nell'unica parte in ombra perché lì c'è il sole, di solito mi metto lì dove vedete i cuscini posizionati e mi sdraio per stare comoda, ma adesso c'è ancora troppo sole, quindi preferisco stare qui all'ombra. Mi sono fatta la mia colazione, ho fatto il mio caffè lungo nella moka, mi sono fatta pane e marmellata perché è quello che mi dice la dieta e mi sono presa la mia lettura attuale che è appunto Il meglio di me di Nicholas Sparks. Quindi voglio proprio mangiare con calma, godermi questa bellissima giornata perché guardate che sole che c'è lo limpido, che tranquillità, non si sente volare una mosca e quindi voglio proprio rilassarmi. E ricordatevi che nella vita correre non serve a niente perché non arrivate sul podio, non sarete, i primi. Se vi prendete un'oretta per voi al giorno in cui semplicemente rilassarvi o anche mezz'ora se non avete un'ora di tempo, vi farà bene al corpo, farà bene all'anima, farà bene alla mente e sarete poi più propositivi e più produttivi per fare tutto quello per affrontare insomma la giornata che vi aspetta. Ora vado a fare colazione perché ho veramente fame e a leggere un pochino perché fa sempre bene al cervello, quindi nutro corpo e nutro mente e poi ci vediamo quando prendo in mano l'agenda per cominciare a organizzare la giornata. Ok, e sono nel mio studio. Ho cambiato vestito, in realtà sono sempre vestita da casa, ma mi metterò qualcosa di più decente più tardi quando mi andrò a truccare e vestire. Nel frattempo mi sono messa comoda. Sono qui alla mia scrivania, ho acceso la mia candela, ormai è quasi finita, ma ancora resiste. Perché in realtà vedete che ancora c'era, però ovviamente sta per finire ed è profumata alla rosa ed è una delle poche, a parte la Yankee Candle che profuma veramente ed è la stragrande, ma pensate, l'avevo presa da MD, la davano tipo se facevi 30 euro di spesa con 1 euro in più, una cosa del genere, ed è una delle poche che profuma. Ho qui la mia agenda, quindi la vado ad aprire ad oggi,
Vedete, è fatta così semplicemente, e vado, in realtà volevo utilizzare dei post-it per scrivermi le cose da fare e dividerle in categorie, sperando che questi post-it funzionino, perché sono gli stessi questi che ho utilizzato per quella. Però, come potete vedere dal fatto che ce ne ho tre sulla scrivania, si sono staccati. Però va bene, adesso provo, mi faccio una to-do list di tutto quello che devo fare dentro casa e di personale e poi vi aggiorno. In questa mattinata mi sto impegnando molto a rivoluzionare la mia presenza online. Su Instagram ancora non ho fatto molto, in realtà mi sono limitata a mettere questo con New Team. Ma qui in realtà ho fatto delle modifiche. Come vedete, questa è la mia pagina Wattpad. Per chi ancora non mi seguisse su Wattpad, ho modificato un pochino la grafica, quindi ho messo sullo sfondo la copertina di Nessun Domani e ho anche modificato tutta questa sezione qui. Quello che invece andrò a fare dopo, credo che sarà, non so se inserire subito Nessun Domani, perché comunque volevo metterlo prologo e primo capitolo per attirare un po' più di lettori che poi possano comprare il romanzo. E a proposito, se ancora non avete acquistato il mio romanzo, vi ricordo che potete farlo seguendo il link che vi lascio qui sotto nel box informazioni, che vi porterà direttamente a questa pagina qui. Dove vedrete, aggiungi al carrello, si può acquistare per 14,90 euro. Quindi, se vi piacciono i miei romanzi e volete avere più informazioni, potete guardare il book trailer qui su YouTube e potete, insomma, acquistarlo. Adesso sono un po' indecisa perché in realtà sono le 11:15, ho appena fatto una pausa per mangiare un po' di albicocche perché avevo fame. E sono indecisa se concentrarmi su Instagram, quindi sul restyling di Instagram. Ho già fatto una bozza per capire cosa voglio inserire, soprattutto nelle storie in evidenza, oppure se andare intanto a truccarmi e a prepararmi, così dopo sono già pronta per il lavoro. Oggi attacco alle 3, quindi tranquillamente uscirò alle 2:20 di casa, quindi ho un sacco di tempo ancora. Però non so effettivamente da cosa partire, quindi forse mi prendo un altro minuto di tempo. Un altro 10 minuti per così ti tiro i panni che ho fuori sullo stendino e stendo quelli nuovi perché ho fatto andare una lavatrice e poi torno qui e cerco di capire cosa fare. E sono vestita e truccata e volevo condividere con voi la mia gioia per questa mia nuova vita. Lo so, ve lo sto ripetendo tante volte, ma siccome negli scorsi vlog che avete visto, se mi seguite da un po', ero sempre super depressa, sempre super con l'ansia, che facevo sempre così, invece adesso ho totalmente cambiato. Cosa è successo alla mia finestra? Forse ha piovuto? Vabbè. E ho totalmente cambiato vita e anche modo di sentirmi e voglio condividerlo con voi, forse per farvi capire che se c'è qualcosa che vi sta opprimendo, qualcosa che vi fa stare male e non avete il coraggio di lasciarlo andare, dovete lasciarlo andare perché la vita vi cambierà da così a così, come le gocciole. E io voglio proprio esternarvi, siccome vi ho esternato tanto il mio malessere, voglio esternarvi tanto anche il mio benessere per ispirarvi a fare magari quelle scelte che non pensate di riuscire a fare. Invece fatele perché per il vostro bene la vita è una sola, va vissuta al massimo e non possiamo lasciarci intrappolare da cose che ci fanno stare così tanto male, come facevano stare male a me il mio lavoro. Adesso con questo nuovo lavoro sono super contenta e a me, vi giuro, non mi sembra vero, anche le cavolate più assurde. Adesso sto cucinando perché fra poco mangio, che è l'una e alle 2:20 devo uscire da casa, c'ho tempo tranquillamente per mangiare in tutta tranquillità. Mi sto facendo nel frattempo pasta integrale con le zucchine e voi dite perché all'improvviso sei così entusiasta? Perché ti stai cucinando pasta e zucchine? No, non è per quello, a parte per la bellezza di poterlo fare, ma è perché, ragazzi, io sono riuscita in tutto quello che ho fatto stamattina. Stamattina ho revisionato un capitolo di Tutto tranne l'ordinario, passato l'aspirapolvere in camera e sul letto, rifatto il letto, ritirati i panni vecchi, fatto una lavatrice, stesi i panni nuovi, e sistemato il bagno al piano di sopra.
e ho avuto in tutto ciò, ho resettato il profilo Instagram, ho scattato delle foto nuove per Instagram. Se non mi seguite su Instagram, vi ricordo che qui sotto c'è il link diretto per ricominciare a postare, di fare il profilo più organizzato. Ho organizzato quello che voglio fare sul profilo Instagram e in tutto ciò ho avuto anche il tempo di stirarmi i pantaloni. Cioè, io non avevo il tempo neanche per respirare, ho il tempo di stirare i pantaloni, cosa che io non stiro mai, perché io tendenzialmente metto le cose sullo stendino e aspetto che la forza di gravità le stenda da sola. Non sono una che si mette lì con l'asse da stiro, c'ho la vaporella verticale. Ma ragazzi, io sono riuscita a tirare fuori la vaporella e a stirarmi un paio di pantaloni che, vabbè, proprio per il materiale in cui sono fatto, sono tutti completamente ciancicati, anche perché poi quando abbiamo fatto il trasloco li abbiamo messo nelle buste quelle sottovuoto, e quindi è ovvio che si sia tutto ciancicato. Quindi li volevo mettere oggi, tra l'altro è una prova che sto facendo, perché adesso qui al nuovo lavoro devo indossare non i vestitini ma i pantaloni, che poi non l'ho capita sta cosa, perché forse potrei indossare pure i vestitini, ma non mi sento a mio agio a stare tutto il giorno col vestitino. Quindi sto indossando i pantaloni, che invece all'altro lavoro non indossavo quasi mai, e quindi sto tirando fuori dei pantaloni vecchi e sto vedendo quello che mi va e quello che non mi va. La regola per il momento è di mettere tutto, ma quando mi sono messa per esempio lunedì un paio di pantaloni che non mi piaceva come mi stavano, mi facevano sentire a disagio, mi facevano sentire brutta e grassa, ho deciso che tanto è inutile che li tengo sperando di dimagrire in futuro, anche perché se mi vanno bene adesso e dimagrisco in futuro poi non mi andranno più bene perché mi saranno larghi. Già sono un taglio di pantaloni piuttosto largo, ho detto ok, tutto quello che io metto e non mi piace, non mi fa sentire a mio agio, non mi fa sentire bene con me stessa, è inutile che accumulo, farò una busta e o metterò su Vinted insieme a un sacco di libri che devo mettere, oppure li darò a una delle mie migliori amiche che ha il mercatino dell'usato e quindi lo può vendere lì. Quindi adesso, entusiasta che sono riuscita a stirare quei pantaloni, li indosso, vediamo se mi convincono e poi mangio. Allora, questi sono i pantaloni indossati che, come vedete, ho stirato, infatti hanno le grinze naturali dal pantalone, ma non sono più tutti stropicciati, e qui ignorate che sono un po' bagnati perché la vaporella bagna. Non lo so, non è un outfit che mi convinca chissà quanto, che mi doni chissà quanto, però onestamente è meglio di quello che avevo l'altra volta con dei pantaloni terribili a tipo quadri, vabbè, erano terribili. Questi non mi dispiacciono più di tanto, forse non mi ci convince questa maglietta sopra, però se può fa, forse li posso tenere ancora. Adesso vedrò come mi ci sento oggi, se mi ci sento a mio agio in negozio, nel frattempo eccomi qui, e se quindi li terrò o meno. Adesso vado a mangiare e vi aggiorno più tardi prima di andare al lavoro. Ok, sono tornata alla mia scrivania, ho fatto il caffè e sto aspettando che parta il PC. Ho questo sfondo troppo carino con questi pinguinetti e niente, non sta partendo, va bene, eccolo. E in realtà volevo proseguire con, visto che mi manca un'oretta circa per uscire, un po' meno, una cinquantina di minuti, volevo in realtà fare il post per Instagram, che potrei, oppure correggere tutto tranne l'ordinario. Sì, mi sa che correggo tutto tranne l'ordinario, perché oggi ho corretto un solo capitolo, quindi vado. Buongiorno, scusate se mi vedete un po' buia, ma sono nel parcheggio del centro commerciale dove lavoro e sono le 8:40, questa mattina attacco alle 9, quindi sono già arrivata, perché comunque si deve arrivare un pochino prima. Scusate anche per tutti questi strani riflessi, ma tant'è. Allora, oggi faccio per la prima volta un turno che non ho mai fatto, ovvero il turno di mattina dalle 9 alle 15, mi spaventa un po' per due motivi. Il primo è perché sto tipo da sola con quella che, da quello che ho capito, perché ancora non ho ben capito i ruoli delle persone che lavorano con me, però da quello che ho capito che è una mezza capetta, o proprio la titolare, non ho ben capito onestamente, quindi mi preoccupa un po' questa cosa perché sto da sola con lei, e poi perché appunto 9:15 è un orario, non lo so,
In realtà sono sempre le stesse ore, come se facessi 14-20, sono 6 ore, però ho paura che la mattina non mi passi mai, perché in realtà da quello che ho capito, non l'ho mai fatto la mattina finora, però c'è meno gente e inoltre ho paura che a un certo punto, tipo verso mezzogiorno, a me verrà una fame assurda e non potrò mangiare nulla. Tra l'altro non sono neanche riuscita ad andare in bagno questa mattina, quindi tutto un connubio di belle cose, devo dire. E poi che altro? Ah, sto con l'ansia che devo tenermi il telefono perché oggi provano a riconsegnare il box doccia. Questo è Leroy Merlin, non fate mai l'ordine da Leroy Merlin con la consegna a casa perché sono un disastro. Cioè, la società di consegna fa pena perché ti avvisano il giorno prima per il giorno dopo, quindi tu non ti puoi manco organizzare, che ti dici prendo un appuntamento per il giorno, che poi non puoi dirgli no. Oggi, per esempio, io non ci sono perché io faccio dalle 9 alle 15 e loro hanno ben pensato di dire la consegna è prevista dalle 12 alle 15. Non c'è nessuno a casa dalle 12 alle 15, quindi ho chiesto a mio padre di andare, ma mio padre può andare solo verso le 2, quindi non lo so quello che succederà, onestamente parlando. Vedremo, vi aggiornerò più tardi. Adesso vado, oggi non credo che riuscirò a scrivere, correggere o fare cose perché in realtà oggi pomeriggio vado poi a casa dei miei, forse vado a fare un giro a Ostia con mamma, adesso vedo, però comunque vi tengo aggiornati. Buongiorno, oggi è venerdì 26 agosto e io sono sveglia da un'oretta, sono le 10 e questa è la mia prima vera slow morning. Non fate caso ai miei capelli che non avevo visto fossero in questo stato. Perché mi sono svegliata e ho fatto subito la doccia e poi ho provato ad asciugarli con ho la spazzola quella della bellissima di Imetec, quella col phon incorporato, ma sono venuti un po' elettrici, però meglio del solito quando ho tutti quei ricci caotici. Comunque dicevo, questa mattina è la prima vera slow morning. Perché? Perché mi sono svegliata proprio con calma, mi sono svegliata alle 9 e non so quanto tempo era che non mi capitava di svegliarmi alle 9 perché mi svegliavo sempre super presto. Invece stamattina c'avevo sonno perché ieri ho fatto il turno la mattina, come vi dicevo, è andato tutto bene fortunatamente. Poi il pomeriggio sono tornata di corsa a casa. Mi è stata consegnata il box doccia e poi sono subito uscita con mia mamma, sono andata a fare un giro a Ostia, abbiamo fatto una bella lunga passeggiata, abbiamo preso un gelato buonissimo, poi sono tornata a casa, non mia, ma sono andata a casa dei miei, ho cenato lì, abbiamo visto un film, cioè loro hanno visto un film, io sono svenuta sul divano e quindi questa mattina ero proprio cotta dopo dei giorni comunque abbastanza intensi. Sono contenta di riuscire a fare tutte queste cose perché prima con l'ansia, lo stress mi toglieva proprio la voglia di vivere, invece adesso qualsiasi occasione è buona per fare vivere appieno nonostante il lavoro, quindi E quindi questa mattina sono proprio detto, sai che c'è, questa mattina me la prendo di relax, tanto vado al lavoro alle 3, il che significa che ho tempo, quindi mi sono fatta la doccia, adesso sto facendo colazione e non ho ancora neanche acceso il computer, vi dico la verità, ma sto facendo colazione qui in salone, semplicemente guardandomi qualche video su YouTube, rilassandomi e poi quando ho finito di fare colazione partirò con il lavoro, quindi andrò a correggere un capitolo di Tutto tranne l'ordinario, comincerò a organizzare i post di Instagram, eccetera, eccetera. Quindi venite con me anche in questa giornata. Ok, come vedete sono nel mio studio e sono seduta alla scrivania e sto aprendo adesso il volume di Tutto tranne l'ordinario per correggere un capitolo. Sono le 11 in tutto ciò, quindi questa mattina me la sono presa proprio con calma, ma ne avevo bisogno, mi sentivo proprio stanca. E dato che ho finalmente la possibilità di potermi riposare, non sentirmi in colpa e avere comunque il tempo di fare le mie cose, direi che è un grande traguardo. Direi che adesso innanzitutto mi correggo questo capitolo, così faccio subito questa cosa qui. Poi vado a fare il letto e a sistemare i panni. E poi non lo so, vedremo come si sviluppa la giornata perché vorrei un pochino anche cominciare a girare qualche cosa per TikTok. Ok, allora sono nell'ingresso barra soggiorno, ma noi lo usiamo come ingresso perché il soggiorno ce l'abbiamo giù. Vi faccio vedere un piccolo scorcio, parente, pare che entrare dal GameStop o da Fanside. Poi vi faccio il tour ovviamente di tutto quanto. Comunque mettiamo qui, in questo bello sfondo vicino a Kakashi, o vicino a Naruto, o vicino a Shikamaru. Non posso mettermi vicino a Jiraiya, che è lassù. Comunque, ho preparato il post per Instagram, penso di postarvelo dopo pranzo. Adesso sono andata giù, come vedete mi sono truccata,
Non ho ancora vestita perché ho ancora la vestaglia da casa, ma fa caldo, non mi va di mettermi subito i pantaloni. Però intanto mi sono truccata, devo uscire alle 2:20, circa l'una, quindi adesso stavo finendo di cucinare. Mangerò un po' di couscous con melanzane, pomodori e avocado, quindi un couscous vegetariano. E poi dopo vi posto il post su Instagram. E dopo pranzo vedo un po' di organizzarmi meglio per quello che riguarda ciò che devo fare più che altro domani mattina, perché poi domenica l'ho spezzato, quindi non riuscirò a fare molto. Però voglio postarvi un post su Instagram, se non mi seguite vi ricordo di venire a iscrivervi, e vi ho fatto anche un sondaggio su IG, appunto, per sapere quando preferite che vi posto questi video. Quindi se lo state vedendo di venerdì, ha vinto il venerdì, di sabato ha vinto il sabato. Ora vado a mangiare che ho una certa fame, così poi dopo posso fare con calma ancora qualcosa prima di andare al lavoro. Ok, vi ho postato il post su Instagram e spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto scriverlo e crearlo. E adesso sono vestita con la maglia di Totoro e comincio a prepararmi per andare al lavoro. Quindi per oggi è tutto, noi ci vediamo sicuramente domani. Buongiorno, oggi è sabato 27 agosto e io sto cercando di tenere a bada Lupin, che come vedete è qui in camera. Fa tutto il giro largo per uscire da lì, ma non può uscire. Quindi siccome io devo fare il video, mi sono stufata di stargli dietro, mo chiudo, così non puoi uscire. Ah. Mi morirò un attimo di caldo, ma così è la vita. Già stamattina mi è sfuggito, perché è riuscito a uscire, cioè io ho aperto un secondo la porta finestra della camera di Mattia per dare luce, per dare aria, e lui è arrivato e si è infilato fra le grate, c'è stato un attimo. Comunque, adesso sì, guardate. Te pensavi di uscire? E invece no. Guardate quanto fa ride. Mo' visto che è chiuso, spero che tu ti rassegni al fatto che non si esca. Poi guardate, cammina su tutte cose fragili che io ho lì, perché io qui sotto ho tutta la vetrina con le mie fatine, perché la vetrina che avevo all'altra casa, dove avevo le fatine, ci ho messo le action figure di My Hero Academia e i Funko. Quindi adesso lui sta camminando lì dove sono tutti oggetti abbastanza delicati. Se n'è andato, si è arreso. Ecco, appunto, che ha fatto cascare? Ah, mi è caduto questo coso, che il... io non so quello che state vedendo, vediamo. Ok, sì, che è un coso che... La Kanban board che io ho preparato con voi in un altro video, che non so quando vedrete perché lo devo finire, ma in realtà non sta funzionando, devo ricomprare dei post-it. Ecco, ora mi ha dato, ma salutate se ne è andato indignato, fra poco potrò riaprire la finestra. Comunque vi dicevo, buongiorno, sono le 8:26 del mattino, io sono già sveglia questa mattina, a parte il dolore al collo, che vedete c'ho il cerotto, perché ieri mentre mi stavo a fare la doccia a un certo punto ho proprio sentito toc provenire dalla mia cervicale. Quindi mi ha fatto male, ma stamattina mi faceva un po' troppo male, quindi ho deciso di mettermi il cerottino. Sono già alla mia scrivania perché ho voglia di leggere tutto tranne l'ordinario. Quindi mi sono messa qui alla mia scrivania, come vedete qui ho il mio caffè, coffee is always good idea, e le pesche, perché non ho più niente da mangiare dentro casa. Sì, devo non lo so, perché col fatto che sto a dieta compro le cose contate, il che va bene perché effettivamente poi non puoi mangiare altro rispetto a quello che ti sei comprata. Però poi arrivano tipo giorni tipo il sabato dove io oggi ho finito il pane, ho finito tutto e attacco al lavoro all'una e non so che mi mangerò. Penso che alla fine mi farò le uova con la zucchina, perché dovrei ancora averle. Una delle poche cose che mi è rimasta da mangiare, poi dovrò rifare la lista della spesa. Comunque, questa mattina oggi attacco appunto all'una, quindi ho fino a mezzogiorno e 20, un sacco di tempo, e devo farmi un bel programma della giornata, perché in realtà ci sono parte che devo, ecco, rifarmi la dieta per la settimana prossima, per fare la lista della spesa, perché andrà Mattia a fare la spesa, che io domani lavoro l'ho spezzato, quindi non ho la possibilità. Poi devo pulire un pochino casa, perché ho deciso che il sabato sarà dedicato alle pulizie più approfondite di casa, e oltretutto devo anche
postarvi il video su YouTube, perché ho fatto il sondaggio su Instagram di quando preferivate vedere i video su YouTube fra venerdì pomeriggio e sabato mattina. La maggior parte di voi ha votato sabato mattina, e quindi oggi è sabato mattina, quindi lo posteremo oggi. E poi appunto voglio continuare a editare il destino di un pianeta. Il destino di un pianeta, ma che sto di no? È tutto tranne l'ordinario. Il destino di un pianeta è l'altro romanzo che sto scrivendo, anche se al momento è in stand-by, appunto perché mi sto concentrando molto su tutto tranne l'ordinario. E vorrei anche, oddio, non penso a scattare foto per Instagram perché devo un attimo pensarci a come scattare la seconda foto, a come fare la seconda foto di Instagram, anche perché mi sa che la seconda foto di Instagram che farò sarà una specie di citazione. Adesso vedo, insomma. Non ci fate caso, sto un po' bladerando per cercare di riordinare le idee. Sono ancora le 8:30 del mattino, mi sono svegliata da poco, quindi sto ancora un po' bladerando. Però sì, farò un'organizzazione dell'agenda. Ma prima, mentre faccio colazione, mi leggo tutto tranne l'ordinario. Allora, sono super mega di corsa perché sto per attaccare al lavoro, infatti mi vedete in macchina, vestita, truccata, eccetera, eccetera. Volevo solo farvi la conclusione del video. Questa mattina è stata abbastanza produttiva, vi ho postato lo scorso writing vlog qui su YouTube, ho messo un po' di cose su Instagram, ho creato un nuovo post per Instagram, ho corretto e postato un capitolo di Tutto tranne l'ordinario revisionato su Wattpad e ho fatto un sacco di faccende di casa, quindi per oggi sono molto soddisfatta. E per oggi chiudo anche qui il video. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche questa settimana, vi mando un grosso bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Che cosa ho fra i capelli? Non lo so, vabbè, cliccando, insomma, mentre io mi tolgo le cose dai capelli, il pulsante rosso che trovate qui sotto e lasciarmi un pollice all'insù di sostegno. Ciao!